Novità in tricologia. Ne parliamo con il dottor Mattia Benedetti, chirurgo della calvizie, tricologo e anche esperto in medicina rigenerativa. Allora, quando si parla di calvizie, dottore, è un problema, insomma, voglio dire, non solo al maschile declinato, ma anche al femminile. Quindi è Assolutamente. quello. Quindi, quali sono queste novità? Allora, diciamo che per tanti anni ci si è basati su due filoni principali, il filone chirurgico, quindi con l'autotrapianto di capelli e con la terapia medica o per integrazione. Negi ultimi anni si è affacciata la medicina rigenerativa, non soltanto in tricologia, ma in tanti Sì, altri ambiti ovviamente certo. della medicina e della chirurgia, anche in ambito della chirurgia estetica. E nell'ambito della tricologia è stata utilizzata diciamo da 3 o 4 anni Quindi all'incirca. è molto giovane, insomma. È molto giovane, però molto promettente, nel senso che già da tanti anni in realtà veniva utilizzato il PRP che si basa su cellule Sì, autologhe del plasma sangue, è il arricchito di plasma piastrine. arricchito di piastrine, che insomma vedo che anche conoscono un po' tutti. Negli ultimi anni si è affacciata anche la terapia autologa rigenerativa derivata invece da cellule adipose, quindi dal grasso. Quindi estrazione Estrazione, sì, di cellule adipose, di un po' di grasso, è tipo una mini liposuzione, Sì. la possiamo paragonare a quella, ma diciamo è molto distante come concetto, perché si va a prelevare un po' di grasso ipodermico, ma poco. Viene adeguatamente processato, poi ci sono vari kit, varie scuole di pensiero, vari tipi di processazione, Certo. ovviamente ci basiamo sulle pubblicazioni scientifiche, o perlomeno io mi baso sulle È pubblicazioni certo. scientifiche, opportunamente processato si vanno ad estrarre delle cellule mesenchimali progenitrici delle cellule staminali. Le cellule staminali, diciamo il razionale qual è? Quello che possono andare a ricreare dei tessuti se introdotte in un altro tessuto. Questo è un po' irrazionale e oltretutto sono ricche di fattori di crescita come per esempio era anche il PRP. Certo. Però diciamo che la terapia autologa rigenerativa fatta con il grasso c'ha anche una marcia in più, possiamo dire così, dicendola in maniera abbastanza. Qui vediamo insomma il momento Sì. in cui c'è l'estrazione del grasso, no? Mi Questa è sembra di l'estrazione del capire. grasso. Qui stiamo facendo l'estrazione del grasso con una microcannula, quindi. Ovviamente ci sarà un po' di anestesia, insomma, Sì, no, ecco, cioè non è che è allora una è un cosa intervento pressoché indolore, si che fa si fa un pizzichino di ambulatoriamente. anestesia locale, un po' di imbibizione sempre di anestesia locale, in ambulatorio chirurgico deve essere fatto. Certo. O perlomeno io lo faccio in ambulatorio chirurgico, viene estratto questo grasso con una siringa e una microcannula di circa 2 mm. Questo grasso poi viene processato o per filtrazione o per centrifugazione a seconda, insomma, di quali pubblicazioni vengono A prese discrezione dello come specialista, spunto, giustamente. e poi viene reiniettato questo grasso processato sul cuoio capelluto, che ci dovrebbe essere anche Ora arriverà anche la prossima, quindi un'altra viene forma. riniettato nella testa, Sì, ok? Perché sì. poi voglio dire il cuoio capelluto non è che è tutta la testa, no? C'è proprio un punto Allora, ben preciso. quando si parla di calvizie, generalmente sia nell'uomo che nella donna, la zona più colpita è quella ormonosensibile, che è quella superiore, quindi la zona frontale, mid scalp e vertice, questa zona qua. Nella donna è un po' più difficile, qui si vede per esempio un risultato che è molto interessante, che ho avuto con una paziente che è risultata allergica alle terapie tradizionali, non era candidabile al trapianto, perché comunque anche per fare il trapianto di capello bisogna fare proprio una cernita del paziente, è Certo. molto sartoriale, non poteva fare alcuna terapia, dopo che ne aveva fatte già tante, E abbiamo questo è il fatto. risultato dopo Questo è il una o più? risultato dopo una seduta di terapia con le cellule staminali con il grasso. Ovviamente. Ovviamente il dopo è a sinistra Sì, e si vede insomma la il prima è a differenza. destra, sì. Sì. Però ovviamente sta a discrezione dello specialista vedere il paziente che ha sotto e poi ovviamente Certo, non è. fare più Certo, trattamenti, mi verrebbe da dire, certo, no? certo. Anche qui la vediamo un Anche altro. qui, per esempio, un paziente che già faceva una terapia medica, poi abbiamo fatto
anche un'autologa rigenerativa, sempre con il grasso, il risultato, insomma, dopo pochi mesi, perché poi qui si parla di 4 mesi se non ricordo male, insomma. Diciamo che il tempo è quello, perché poi il capello... Allora sì, c'è anche un altro, ho portato anche un'altra slide che fa vedere un po' le tempistiche di una pubblicazione scientifica su cui ora arriveranno. Fondamentalmente mi baso. Questa è l'iniezione. Ecco, questa è l'iniezione che viene fatta appunto nel cuoio capelluto. E cosa provoca? Sostanzialmente cosa provoca? Un aumento di densità per centimetro quadrato delle unità follicolari, quindi dei capelli, certo, per parlare un pochino più in soldoni. Ecco, e qui qua si può vedere in una pubblicazione, insomma, che ci sono stati dei buoni miglioramenti. Questi ovviamente non sono casi miei. No, però ovviamente pubblicazioni scientifiche, certo. Certo, e un aumento di densità e un aumento anche dello spessore proprio del capello in sé. Certo, perché ovviamente un capello sottile ha un capello volume sottile diverso, che magari è andato incontro a una miniaturizzazione che è diciamo il primum movens dell'alopecia androgenetica, denominata calvizie comunemente. Queste terapie tendono a invertire questa miniaturizzazione e quindi vanno a ricreare un buon trofismo sia del tessuto cutaneo sia proprio del capello, perché vanno a migliorare la vascolarizzazione, eccetera, eccetera. Quindi ne riparleremo, però abbiamo capito che ci sono queste novità in tricologia e ringrazio per avercele spiegate il dottor Mattia Benedetti, chirurgo della calvizie, tricologo e anche esperto in medicina rigenerativa.